Ragazzi, sono tiltato a schifo. Non potete immaginare cosa è successo, non potete immaginare. Sono le 5 del mattino e mi trovo a registrare questa 1v1. Vi chiederete perché, o magari nessuno frega un cazzo. Dopo 71 giorni di lag, finalmente è arrivata la fine? No, ovviamente no. Ho chiamato la Telecom stamattina, tra il 3 e il 6 novembre l'intervento. Uè, ho un amico che lavorava alla TIM, stiamo cercando di metterci in contatto, stiamo cercando di fare tutto il prima possibile e forse in settimana si può fare. Ovviamente tutto in forza, vi farò sapere sia tramite l'intro di YouTube, sia tramite le storie Instagram, mi raccomando, seguitemi se non l'avete già fatto, saluto il link in descrizione, e mi chiedete, che ci fa in 1v1 il King dopo 71 giorni di lag? Cosa ho scoperto? Che la stream fa laggare, vabbè, buongiorno, si sa, ovviamente, mi avranno in qualche modo diminuito la potenza di connessione senza dirmelo, e se streamo, laggo a merda. Quindi che faccio? Visto che manca poco a fine stagione, le 1v1 le registro off stream. Quello che voglio sapere da voi, volete vedere tutte le partite? Tutte e 10? Ah, tutte e 10 no, perché la prima l'ho registrata, era senza audio. Oh, che fatto una partita bellissima. Ho appena scoperto che era senza audio, dovevo registrare alle 5 di mattina, vi giuro che sto bestemmiando, lasciamo stare. Che scoperta di merda, partita bellissima, l'avversario è anche mezzo flammato, c'è cioè uno spettacolo. Il bello è che con quella partita ho anche preso le SSL, perché anche se non sei classificato, li fa vedere l'MMR e sono già SSL praticamente, con una partita fatta di classificazione su 10. Quindi arriviamo veramente, spero, belli alti. Vi volevo dire quindi, fatemi sapere nei commenti se volete vedere tutte le partite di classificazione. Cercherò di far uscire questo video il prima possibile così posso leggere i commenti. Aspetto a registrare, aspetto i vostri feedback. Ma che sto seguendo? È pure più alto di me. Ma che ci fa questo SSL? È successo qualcosa questa season. Ma la scorsa partita era combattuto. Vabbè, comunque. Dopo 71 giorni è strano giocare 1v1 perché non mi trovo più a fare gli airbump, quelle cose lì. Però è carino. Devo dire, è veramente carino giocare 1v1. Quindi questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Godiamoci la partita perché è passato tanto, tanto tempo. Siamo contro Tonka, un tizio veramente, boh, quasi mai visto, quello di prima, che ovviamente il video che purtroppo non può uscire perché è senza audio, lo conoscevo, me lo ricordavo e vabbè, GG. Comunque, spero ci faccia piacere che vi stia registrando cose off stream per rendere anche più unico il contenuto, perché nessuno può vederlo prima che esca su YouTube. Nessuno, manco quelli su Twitch, niente, perché è off stream, finta! E mi fa anche più piacere trovare persone decenti, però vabbè. Speriamo piano piano di trovare gente al... Ma che cazzo, ma sto SSL? Ma che è sto schifo? Manco tu fa così cagare in mimine. Vabbè, comunque niente, spero apprezziate il mio grande impegno alle 5 di mattina. Tra 3 ore ho la sveglia, devo andare a Ferragosto. Lasciate stare. Sì, sto registrando questo video di lunedì notte. E guardate sto sbim. Ma com'è possibile, scusate? Ma io volevo scrivere SSL. Ma la scorsa stagione a questo rank stavano i fenomeni. Ma la partita di prima era... Vabbè, lasciamo stare. Quindi ragazzi, spero per favore, ditevi di portare tutti e 10 perché voglio portarvi tutti gli 1v1 che faccio. Le 1v1 sono troppo belle, sono mancate per 2 mesi, dal canale 2 mesi. Spero vi manchino, spero me le facciate giocare. Dove vuoi andare con sto Masti, dai? No, 3 minuti di video. E vabbè, fatemi sapere nei commenti. Godo, vado a dormire finalmente. Ragazzi, sono le 4:50. Buonanotte. Un bacione e forza Benevento. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti, ci tengo tantissimo. Supportate questo fatto, questo... Dai, mi fa... voglio bene. C'ho un sonno incredibile, mannaggia la miseria. Passate una buona giornata, penso sia giovedì per voi. Buon giovedì. Ragazzuoli, contentone. Terza partita di classificazione 1v1. Sono le 4:11 di notte. Amatemi che registro i contenuti off stream. Primo kickoff, l'abbiamo preso letteralmente nel culo perché ha fatto un dash incredibile. Questo ho staccato letteralmente 2 minuti fa la stream, forse anche 3-4 perché ci hanno messo un botto alla partita. E l'ho beccato prima in 2v2, quindi è forte. E già SSL in 2v2 era alto. Quindi, raga, andiamo a giocare un bel game. È il terzo, i primi due l'abbiamo vinti, come avete visto dal video precedente. O dal game precedente, non so se esce nello stesso video o no. Nel frattempo, un bel 1-1. Comunque è incredibile, gli airbump sono clamorosi. Io vi consiglio, se siete dal... Ma pure diamante, non serve chissà che controllo. Però dal Champion 2, Champion 3 in su, raga, airbump a go-go. Qua faccio una finta di challengeare alto e vado sotto. Bella, ragazzi, ha fatto una bellissima parata. Ora gli insegno un po' qualche skill dal muro. Guardate questo collettino, do uno per il boss. Che parata? No, ya, ti prego, ha fatto il paratone della vita questo infamone. Fammi sto flick. Complimenti, palla alta. Ed è
Easy per il boss. Allora, devo soltanto aspettare lui che venga a pushare, tanto ci viene. No, volevo prenderlo in controtempo, non so se avete capito la giocata. Volevo fare il primo salto fingendo fosse una finta e poi tocco incredibile finale. Però non c'è cascato per niente, invece mi aspettavo ci cascasse. Faccio finta di challengeare, fa un altro... Mamma mia ragazzi, questo nei flick è vergognoso, sembra veramente un platinozzo. Vado a bumpa, ui, ok. Facciamo un bel tirettino, controllo ed è fuori. Ok, no, scherzavo, 2-1. Sto giocando male comunque, mi sento strano. Forse giocare tutta la sera 2v2 e poi passare 1v1 è troppo. Infatti dovrei fare un 1v1 di riscaldamento, ma non so come e con chi, quindi sono ogni volta fottuto. E magari ne faccio due allora col cazzo stasera, perché almeno mi riscaldo la prima e poi la seconda la faccio ancora meglio. Ho fatto un bel passaggio a lui, pausa e la pariamo. Senza problemi, senza... Che culo. GG 3-1. Purtroppo ragazzi, quando siete nelle mani del King di Benevento, vittoria sempre. Allora, facciamo un kick off, in questo caso lentissimo. Aspettiamo la sua finta. No. E bah, ti dico, io posso tranquillamente preflippargli in testa. Non me ne frega proprio niente. Tanto questo jumpa. Vieni qua, jumpa. Oh, ho sbagliato la macchina. Ammette con la logica. Mi ero posizionato decentemente, non perfettamente, ma ho sbagliato proprio a muovere la macchina in aria. Infatti mi sono sfanculato il flip. Un po' come lui mi esce da adesso, godo. Raga, peccate vista giocata. Facciamo direttamente un tiro, non puoi pararla, è impossibile. Cioè, t'ho tirato una treglia dalle mie parti, si dice, una treglia clamorosa. Facciamo un grande full... No, come si chiama? Fakeino. Non sono abituato più a dirlo, ragazzi. Questo farà un flicchettino di... Ma questo lo azzecca. No! Ma di che stiamo parlando? Vabbè, considerato il gol che prima ho fatto al culo, ci sta. Siamo 1-1 praticamente. 4-3 per noi. Destra. Raga, gli faccio un ceiling. Manco nel tutorial. Ehia, che palle. Non hai boost, vedi di non scassare la minchia. Raga, è il momento di fare un air bump. Lo sapete? Questa è area di air bump. Quando avete tanto spazio libero che va a prendere il boost, sempre air bump. Però azzeccatelo, non fate come me. Allora, raga, palesemente anticipo. Oh, air bump è fuori. Lo sapevo, è saltato troppo in velocità. Si è alzato il pallone, l'avevo visto. Che fesso, vuole copiare le mie giocate, ragazzi. Pensa che copiando le giocate del re riuscirà a battermi. Ehi, no, è 4 pari. Fanculo. 4 pari appena partita. Non sono stempiato, semplicemente i capelli sono sporchi. Giusto, tendo a specificarlo perché... Sennò poi pensate male. Una bella genetica di capelli, tranquillo. Oh, sucate. Allora, cerco di fare un flick appena lui si avvicina. Tanto si avvicinerà perché pensa in un air bump. Facciamoci un piccolo fake flick, anzi... Gli aveva dietro, ho sbagliato tutto. Il fake flick, mi sono girato male. Per fortuna il boost è mio. Allora, non panichiamo più. Basta. Voleva bamparmi. Che trimone. Vieni qua, vieni. Fatti fare questo. Brizzi! Sbagliato. Non posso bampare più. Posso al massimo fare questo. Mamma ragazzi, se avessi fatto in porta. Allora, questo mi anticipa sicuro, quindi l'alzo. Benissimo, prendo anche questo boost. Raga, molto 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 bene. Sto giocando bene. Palla al lato. Ok, velocità in alto incredibile di segnalazione, cioè prima di spawnare addirittura avevo già finito di segnare. Non pensavo avesse spazio. Si è veramente in un fazzoletto, ragazzi, si è girato, eh. Veramente in un fazzoletto, guardate qua. Un attimo proprio, non pensavo riuscisse ad alzarla così velocemente. 5 a 4, 1 minuto e mezzo. Destra. Benissimo, ragazzi, benissimo per noi. Non mi anticiperà letteralmente mai, però ora la para. Non penso possa segnare l'open, tanto ci sono io. Perfetto. La devo solo controllare, me la rischio un po' perché sono in svantaggio. Cerco di fare subito un air bump, magari salta male, del GG. 5 pari. 1 minuto e 16. Spero vi piacciono queste partite SSL 1v1 che sono veramente alto livello. Anche perché... Boh, farò un flex, però non è un flex, vabbè. Sono l'unico content creator in Italia che porta a questo livello di 1v1, ma anche in generale, quindi spero stiate apprezzando il mio impegno. Cerco di fare un piccolo fake, tanto questo viene a bampare. Lo sapevo che... No... non è venuto a bampare, ma lo stesso è venuto a dare fastidio. Ma lagga lo stesso, scusate, pure off stream, No, questi tocchi qua sotto il campo non mi piacciono. Non ci credo, ha fatto una pushata veramente precisa, non me l'aspettavo proprio, ha fatto un bellissima parata. Cerco di redirectare, bella questa parata, raga, ci sta. Ha messo il boost, perfetto, Bali si gira, tira direttamente per me. E mi ha fatto, raga, mi ha fatto il reset, mi ha distrutto. Per me,
Spawna boost, per forza devi spawnare adesso, per forza devi spawnare. Godo. Secondo me, qui si è giocato la partita lui. Per me. Per me se l'è giocata. Posso fare un pre-flippino, magari lo anticipo. Niente, dietro, dietro, dietro. Raga, 5 pari, 15 secondi al termine del game. L'ho fatto partire, sono stato un fesso. Sono stato un fesso, l'ho fatto partire proprio free. Cioè, non ho pressato, non ho fatto proprio nulla. L'ho fatto partire come un fesso. 10 secondi, kickoffino lento, sinistra. Ma, vi dico, potrebbe non essere un problema. Potrebbe essere una cosa che poi va a mio favore, invece no. Perché pensavo, capito, sbagliando il tiro, poi partivo in contropiede. E invece niente. Bel game, GG. Andiamo con il prossimo game. Ah no, aspetta, potrebbe essere anche l'ultimo game del video. Nel caso, un bacione. Io vado con un altro game. Voi no, forse, forse. Addirittura, raga, devo ringraziare il sub che gli dedico questo gol prima. Vabbè, ma quanto cazzo sono forte.